Custodi della montagna. Voci, racconti e riflessioni di chi abita, lavora e mantiene vive le terre alte. La montagna deve essere viva, la montagna deve essere abitata, la montagna deve essere vissuta. Una produzione di Radio Bequit Evangelica e Dislivelli. Benvenuti a Custodi della Montagna, un reportage di Radio Bequit Evangelica e dell'Associazione Dislivelli. Un reportage che racconta attraverso le voci e le storie dei protagonisti l'attualità e il futuro dell'approccio al turismo dolce nelle Alpi torinesi e cuneesi, su cui da tempo ragiona la rete Sweet Mountains. Una prospettiva che vuole coniugare saperi nuovi e antichi attraverso il lavoro culturale, le pratiche di accoglienza e che parla con un linguaggio situato nel presente ma con gli occhi rivolti al futuro. Quindi buon ascolto e buona visione. Da due persone che condividono un progetto di vita e l'amore per la montagna si passa a 3, 4, 5, insomma si mette famiglia in quota. Certo un percorso un po' complicato, ma con buona volontà e con qualche incastro strategico ce la si può fare. Lasciare crescere i figli in libertà è certo una cosa molto bella, però poi ci si interroga sulla necessità dei propri bambini di crescere in mezzo alla società e di crescere in mezzo ai propri coetanei. È complicato, molto complicato in un progetto di vita familiare. Sicuramente è complicato, sì. Questo è vero, però è possibile. Io i due riferimenti che ho sono due persone che hanno una famiglia regolarissima, come la nostra adesso e come tantissime altre famiglie normalissime. Quindi è assolutamente un lavoro nei canoni normali. Fin quando sono piccoli, la gestione è semplice così. Man mano crescendo, sei lì che pensi e dici è giusto farli vivere qua in montagna dove, ad esempio, tra Marmora e Canosa non c'è nessun altro bambino. Margherita, che è la prima che si sveglia in casa nostra, arriva da noi e ci chiede sempre chi viene oggi, chi c'è, ci sono dei bambini, parlano come me, con chi gioco. Ci piace molto l'idea di crescere un figlio qui, soprattutto i primi anni, i primi fino alle elementari, fino alle medie. Ci piace molto l'idea perché almeno sta in mezzo alla natura, si respira una buona aria e tutto quanto. E poi dopo vedremo, insomma, per la sua socializzazione magari vedremo come. Anche perché noi arriviamo da un ambito invece cittadino, quindi cioè, non ci è mancata quella cosa lì e poi abbiamo scelto di venire a vivere qua. Non è che vogliamo togliere a lui tutta quel senso culturale che ha comunque magari un luogo più vivo. Gioia fantastica, perché comunque fare una famiglia è la cosa più bella del mondo, però iniziano anche altre problematiche. Non so, la sfida del bimbo, da crescere qui un bimbo, vedremo se verrà. Un bimbo che cresce fa le scuole, nei luoghi comunque delle piste dell'Alta cosa Valsusa. Cosa uscirà fuori dal... Diventerà un pistaiolo, vorrà fare il maestro di sci, vorrà andare a vivere a Berlino, vorrà... Tagliaboschi. O vorrà fare il taglialegna, non so, ci chiediamo. Un po' quella è la nostra sfida, capire che cosa quello è tanto... vorrà diventare lui. Il suo futuro. Stare qui per me voleva anche dare comunque la possibilità a Leonardo di crescere in un posto diverso che non fosse una città o comunque un paese più o meno grande, che ha comunque i suoi lati positivi e negativi, perché lo stare qua vuol dire comunque toglierlo, soprattutto nel periodo estivo, dal suo ambiente naturale, che invece è quello della sua scuola, dei suoi amici giù, e portarlo qui e comunque obbligarlo, perché per il momento è obbligato a stare qui, però dall'altra parte ti dà la possibilità di stare in mezzo alla natura 24 ore al giorno durante l'estate senza vincoli, diciamo. Lui è libero qua di fare quello che vuole, di saltare su giù per le pietre, di correre nei prati, di fare i bagni nel laghetto quando ci finisce dentro, in piena libertà. Forse vivere tutto l'anno qua forse non è giusto per loro, perché la nostra scelta noi l'abbiamo fatta a 20 anni, con tutte le prospettive che potevamo avere davanti. Potevamo andare a vivere in Australia, cercarci un lavoro a Londra, e abbiamo scelto di venire qua a Marmora. Loro secondo noi dovranno avere le stesse possibilità. I miei figli fino all'età di, diciamo, dell'adolescenza, inizio dell'adolescenza, non vedevano l'ora di salire in rifugio, perché per loro era una cosa magnifica. Poi ovviamente quando arrivi all'età di 15-16 anni ci sono anche altre esigenze, quindi in quel momento secondo me bisogna avere la pazienza
di lasciarli andare un po', perché se pensi di tenerli chiusi, comunque di continuare a portarli in montagna tutta l'estate, rischi poi che proprio solo per una conseguenza legata al non voler più venire, o per farti anche un dispetto per certi versi, che passi. Ormai è da 5 anni abbiamo scelto di aprire, diciamo, da Pasqua fino ai Santi. E poi 10 giorni di Natale Capodanno, per, diciamo, ridurre il periodo, e poi negli altri mesi ci spostiamo giù a Dronero, che è un piccolo paesino inizio valle che fa 7.000 abitanti, quindi non siamo andati a vivere in metropoli perché non l'amiamo. Però Dronero è un paese che dà tutte le possibilità, poter andare a nuotare in piscina, a giocare a calcio, a pallavolo, a suonare uno strumento, cosa che noi potremmo offrire ai nostri figli. Vedo, ad esempio, adesso sono più grandi, perché i miei figli hanno 19-23 anni, d'estate mi danno una mano, magari per un mese e mezzo, lavorando attivamente nel rifugio, però sono ritornati a venirci volentieri. Mentre invece c'è stato un momento in cui stavano in valle con i loro amici a farsi le loro cose, questo è ovvio. Se poi i nostri figli decideranno di non farlo, sarà poi stata una scelta loro, e noi consapevoli di avergli potuto dare le possibilità che anche un altro bambino avrà. E nello stesso tempo però continuiamo a fargli vivere la montagna, perché 7-8 mesi all'anno viviamo qua, e quindi non è che gli togliamo la gioia di correre in un prato, di andarsi a cercare i bastoni nel bosco, di accendersi un focarello, di quelle cose che puoi fare quando vivi in montagna non puoi fare quando vivi in città. Complicato? Sicuramente, però se uno ha voglia e ha la volontà, una soluzione la trova. Più che altro che bisogna forse faticare un po' di più rispetto ad altri per riuscire ad incastrare i momenti di tempo libero di uno dell'altro e riuscire poi a fare delle cose tutti insieme. E la nostra speranza è sicuramente, se uno dei due nostri figli continuerà il nostro lavoro, noi faremo dei salti alti 2 metri. Se ci dirà un giorno no, io non ho voglia di vivere qua, io dico sempre prendo un biglietto e me ne volo in Nuova Zelanda, e noi diremo bravo, vai a provare a fare un altro tipo di vita, verremo a trovarti, perché quella sarà la sua scelta, come i nostri genitori hanno permesso di fare la nostra. Creare famiglie in montagna significa anche ridare una speranza a luoghi abbandonati o poco popolati, significa far rinascere delle scuole, significa dare un futuro a delle frazioni in montagna. Sia io che arrivo da un paesino piccolo, mio marito ha avuto dei periodi molto lunghi della vita in cui viveva in un paese piccolo, non riuscivamo a immaginarci i nostri figli a Torino. Veniamo a San Damiano per caso, per il lavoro della moglie, ci siamo sposati e siamo subito emigrati in montagna, prima in Valgrana, poi in Valmaira. Mi sembrava, ho chiuso la scuola, sembrava particolarmente arduo a inizio anni 90 immaginare un'attività, una famiglia in Alta Valpò. È arrivata anche Alice quando abbiamo aperto, 15 giorni prima dell'apertura, e quindi a volte tutto è faticoso. Ora ce n'è un altro in arrivo, che quindi significa che tutto sommato va bene, perché se uno ha l'energia nonostante tutto di fare il terzo figlio, probabilmente vuol dire che è già, si risponde già un po' a tutte le domande. Siamo residenti fissi, ne abbiamo perso una signora, ma residenti fissi siamo 11 persone. E io e mia moglie siamo i più anziani, quindi una media abbastanza massa africana, mi pare di 18-19 anni, è la media della borgata, quindi forse un unicum qua in zona. Più della metà fa parte della mia famiglia, abbiamo 5 figli. Avevamo un'attenzione alle famiglie, semplicemente perché avendo 2 bambini piccoli io, 4 il mio socio, anche se 2 sono ormai grandini, abbiamo cercato di creare una struttura accogliente per chi va in giro con pargoli al seguito. Una maestra storica di San Damiano mi diceva che, essendo la nostra ultima figlia in quinta elementare, dal prossimo anno non ci sarà nessuno della mia famiglia dopo 18 anni che c'è sempre un bambino all'elementare, 18 anni di elementari. Però in realtà appunto non ci saranno più della mia famiglia, ma da questa borgata, siccome quando ci siamo trasferiti definitivamente il primo figlio faceva la prima elementare, ha iniziato prima elementare, quindi da 18 anni la seconda famiglia che è arrivata, che ha 2 bambine piccole, sta facendo le elementari, per cui dalla borgata dopo 18 anni comunque non si perde neanche un anno e continueranno ad andare alle elementari, almeno per altri 7 anni. Quindi sono 25 anni garantiti i bambini.
E le famiglie alle spalle, le famiglie dei gestori, come hanno preso, come hanno affrontato la scelta dei loro figli? Per loro questa è risultata una scelta assolutamente estrema, per cui vabbè, sicuramente mia mamma era molto preoccupata. I lavori pesanti, perché qua insomma io non mi sono mai spaventato di niente nella mia vita, di cose strane ne ho fatte tante, di viaggi in solitaria ne ho fatti tanti, ero così la parte un po' pazza della famiglia. Perché io comunque sono figlio di operai e notoriamente un figlio di operaio dal punto di vista dell'educazione legatissimo al lavoro fisso, soprattutto in quegli anni, allo stipendio mensile che arriva. Cioè, quando io ho detto ai miei genitori che prendevo rifugio Gervis e abbandonavo il mio lavoro da disegnatore, non mi hanno praticamente rivolto la parola per 4 mesi, no? E poi per assurdo oggi chi lavorava con me in quella boita ha già cambiato 20 lavori e non è sicuro di averlo ancora domani, mentre invece questa tipologia di lavoro è diventato un lavoro fattibile anche dal punto di vista economico. I nostri genitori ci hanno appoggiato da subito, hanno pensato che potesse essere un'opportunità soprattutto per noi e perciò di non dover andare a lavorare in una fabbrica. E poi il fatto che comunque rimanevamo nella nostra zona, nella nostra valle e incentivavamo l'arrivo di altre persone. Sicuramente i miei si aspettavano che io mi laureassi, invece vabbè, ero una testa un po' calda, ho cercato la mia indipendenza forse troppo velocemente, ero insofferente a dover condividere ancora degli anni in famiglia, o comunque ho sentito la necessità di lavorare, di viaggiare, di fare altre esperienze che poi non mi hanno permesso di concludere gli studi, perché mettere tutte queste cose assieme era risultato impossibile, insomma. Ma quando telefonano a casa, mia mamma che risponde contenta e le dice anche: ah, ma venite pure quando volete, noi ci siamo, e magari se noi siamo via, siamo assenti, viene lei ad aprire la casa vacanze. Perciò loro ci hanno appoggiato pienamente. Ho mia sorella, così i miei nipoti che ogni tanto vengono, e vivendo in città per loro è come un po' venire in vacanza quando vengono qua da noi, no? Stanno bene, penso. Magari sono scelte che nessuno di loro farebbe, nessuno della mia famiglia, penso, penso di sentirmi libera di dirlo, non farebbe mai una scelta così, perché sono abituati diversamente e sono diversi da me. Io ho sempre avuto un feeling con gli animali, anche se non ho mai potuto averne. Io mi riempirei di asinelli e galline, cioè non dire la nostra figlia Gaia, perché altrimenti coglie immediatamente l'occasione per farsi prendere un cavallo.